Marino Masucci è il segretario generale FIT CISL del Lazio. Con lui possiamo parlare di argomenti che a Roma sono di strettissima attualità in merito ai trasporti. Quindi parliamo di ATAC, ma anche i riders e anche addirittura AMA. Grazie mille, segretario, di averci raggiunto. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori. Si parla di AMA e soprattutto per quanto riguarda i servizi cimiteriali che, diciamo, stanno avendo un po' di problemi da un po' di anni. Com'è la situazione a livello di, per quanto riguarda le cremazioni? A prima porta la situazione è drammatica. Sì, credo anche Laurentino, cioè c'è una situazione di allerta veramente. Noi abbiamo avuto anche dai lavoratori segnali importanti di quasi di esaurimento dei posti, cioè veramente non c'è spazio. E la situazione di AMA purtroppo non è solo dei cimiteri che è critica. Noi abbiamo un'azienda a cui non viene approvato il bilancio da 3 anni e questo è il quarto anno che non si riesce a approvare il bilancio. Un'azienda normale a cui non viene il proprio azionista di riferimento, che è il Comune di Roma, non approva il bilancio, un'azienda normale sarebbe andata sicuramente al Tribunale fallimentare per la mancata approvazione di 3 bilanci consecutivi. Il tema è che anche qui sono stati cambiati 3 amministratori delegati, diversi dirigenti apicali. E io non vorrei sembrare troppo, diciamo, critico, però la responsabilità è evidente, cioè se io sono l'azionista e sono 3 anni che non approvo il bilancio di un'azienda dove io indico il management, dove io indico l'amministratore delegato, dove indico il capo del personale, cioè c'è qualcosa che veramente è inspiegabile, cioè non si riesce a capire. Ecco, quindi è una questione, diciamo, come si dice, il pesce puzza dalla testa, perché non è soltanto, molto spesso le colpe di AMA ricadono sui lavoratori, su magari vicende poco chiare per il mancato trasporto dei rifiuti, c'è stata anche la grossa polemica degli operatori AMA, appunto, ritorno sempre sui servizi cimiterali perché la notizia, Sì. diciamo, più recente per quanto riguarda appunto le cremazioni, ma in realtà secondo lei il problema è più un problema gestionale amministrativo? Sì, perché il primo elemento su cui si deve puntare in termini di organizzazione aziendale è la stabilità. Cioè un'azienda per andare bene deve avere una stabilità nel governo dell'impresa, una stabilità economico-finanziaria. Noi Però siamo di fronte. a questo punto, mi scusi se la interrompo un attimo, però Sì. mi chiedo, questi disagi che sono evidenti dal punto di vista della gestione delle situazioni più pratiche, quindi diciamo quelle in mano agli operatori, possono secondo lei essere anche, non dico richiamate dall'alto, però anche un modo per, diciamo, risolvere problemi che dall'alto non riescono a risolvere? Penso per esempio all'utilizzo di un solo forno, cioè sono 6 forni, ma di un solo complesso a prima porta per oltre 300 cremazioni. Chi deve risolvere questo problema? Ma assolutamente sì, questo bisognerebbe innanzitutto fare un piano industriale, cosa che l'AMA tra le varie cose che non ha ancora approvato ci sono anche i piani industriali, cioè quando uno. Piace anche i piani industriali. Allora, no, non è stato approvato il piano industriale perché il precedente management è stato mandato a casa brutalmente, cacciato come quello precedente ancora l'amministratore Bagnacane, la Melara, sono 2 amministratori delegati che tra l'altro ho conosciuto personalmente, persone che stimabili dal punto di vista imprenditoriale, ma cacciati brutalmente. Tra l'altro dalla stessa entità, Comune di Roma, Li aveva nominati. che li aveva nominati, quindi posso capire una volta, posso capire 2 volte, ma insomma poi comincio pure a sospettare che c'è qualcos'altro. La questione fondamentale è che l'AMA non ha indicato una politica industriale dei rifiuti, cioè per una questione che è solo romana,
gli impianti che servirebbero allo smaltimento dei rifiuti sono praticamente banditi, nel senso non si può parlare di impianti tecnologici. Noi abbiamo delle aziende nel nord Italia, tra l'altro A2A ha acquisito il 27% di un'azienda di Frosinone che ricicla i rifiuti organici per fare i sanpietrini col materiale sì. proveniente da rifiuti organici. Sanpietrini che, badate bene, vengono venduti in tutto il mondo, e questo è un gioiello che sta in provincia di Frosinone, a Rocca Secca, se non sbaglio, dove c'era un'azienda di ceramica, è stata con l'economia circolare, con il principio di economia circolare, è stato fatto un'azienda gioiello, e l'azienda concorrente di AMA, quindi A2A, azienda del comune di Milano, del comune di Brescia, ha acquisito il 27%, cioè i rifiuti organici che noi mandiamo come città romana pagando fior di quattrini tari sui vagoni ferroviari e sui camion all'estero e nel nord Italia, gli altri ci fanno materie prime secondarie e ci fanno termoriscaldamento e ci fanno ricchezza dai rifiuti. Noi paghiamo il doppio, il triplo per portarli via, perché qualcuno ha detto o sta dicendo che gli impianti termovalorizzatori, impianti di biometano e quant'altro non si possono fare a Roma e nella regione Lazio. Quindi, non avendo questo, si parte già con una situazione di grave handicap. La seconda questione che cambia amministratori delegati e dirigenti a ogni piesso spinto, e poi immagino che la situazione non è più gestibile, cioè è disorganizzazione allo stato puro. I poveri lavoratori, tra l'altro, più di qualcuno è morto di Covid, perché c'è pure quello, perché poi alla fine c'è pure un problema di nell'ambito della disorganizzazione è chiaro che vengono meno alcune attenzioni al fattore lavoro, vengono meno i criteri di sicurezza, gli indumenti dei lavoratori di dispositivi di protezione individuale vengono meno, e quindi c'è un lassismo organizzativo che si ripercuote anche nei cimiteri, nel senso che se non fai programmazione è chiaro che non riesci a capire che ci vogliono degli investimenti per fare magari un altro forno, bisogna trovare adeguati terreni per fare allargamenti dei vari cimiteri. E su questo è sempre un problema di mancata organizzazione e di oramai... visione. Sì, noi siamo purtroppo in una situazione in cui le aziende partecipate, e qui ci metto Roma Metropolitana, ci metto AMA, ci metto ATAC, insomma, certo. Le aziende... quelle dove si gioca il destino, il futuro di questa città, perché i rifiuti e i trasporti sono in tutte le indagini conoscitive e di soddisfazione della qualità del servizio, sono indicate dai romani come quelle che soffrono di più, i rifiuti e i trasporti. Ecco, noi non abbiamo né una gestione, io non dico una visione, ma nemmeno quella a breve termine, cioè non sappiamo dove mettere le salme, non sappiamo dove mettere i rifiuti, non sappiamo come trasportare in maniera sicura le persone che vanno a scuola, le persone che lavorano, le persone così. Cioè, ogni tanto si incendia qualche autobus, qualcuno aveva suggerito che fosse magari la mancata qualche sabotaggio, qualche sabotaggio, qualche dipendente. Addirittura c'è stato un indagio della procura che ha stabilito che non è altro che semplice una constatazione che gli autobus di Roma sono mediamente anziani di 14 anni, 13 anni, in Europa sono l'anzianità media 7-8 anni, quindi a mancanza di investimenti i mezzi sono vecchi e non ci meritiamo questo. Poi capisco pure che il tema ricorrente dell'amministrazione è: ho ereditato miliardi di debito, quindi io più di questo non posso fare. Però voglio dire, cambiare tre amministratori uno dietro l'altro, cambiare continuamente, non approvare i piani industriali, non approvare i bilanci, cioè uno non approva un anno un bilancio perché magari c'è qualche problema, ma tre anni consecutivi, cioè veramente credo sia un record in tutto, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ecco, quindi possiamo dire che sicuramente AMA, ATAC e anche Roma Metropolitane saranno un'ulteriore eredità che arriverà in seno al prossimo sindaco. Quale, dovendo buttare una di queste tre dalla torre, per esempio, quale sarebbe la priorità secondo lei?
Allora, noi come Fit CISL Trasporti non ci ascriviamo tra quelli che vedono le cose in maniera negativa. Io voglio dare l'idea di essere un sindacato che propone ed è costruttivo. Quindi, a fronte di questo, noi abbiamo commissionato a due enti di ricerca i rifiuti e il trasporto a Roma per il futuro. Quindi non vogliamo né criticare e non vogliamo né parlare delle cose che non funzionano. Noi dobbiamo dare a questo paese e ai giovani soprattutto l'idea e la speranza che il futuro sarà migliore e quindi queste ricerche saranno orientate, commissionate a enti ricerca di livello nazionale con le università di Roma che si stanno impegnando. Noi vogliamo delle soluzioni per il futuro che siano positive, quindi un trasporto pubblico che funzioni e una gestione dei rifiuti che funzioni. Le proporremo ai candidati sindaci e chiaramente faremo anche la comunicazione alla stampa, lo diremo nei convegni, lo diremo ai seminari, perché io non posso rassegnarmi all'idea che a Roma dobbiamo vivere in queste condizioni. Poi che la E noi colpa non sia. siamo disponibili a ospitarvi quando avrete gli esiti delle ricerche per commentarli insieme. Volentieri, vi ringrazio perché tra l'altro noi crediamo che le televisioni private e le radio private siano quella connessione che tiene questa società che si sta un po', diciamo, col Covid probabilmente alcune storture si stanno addirittura amplificando. Io credo che la stampa, il sindacato, i partiti politici, il professor Leonardo Morlino dell'Università Lui se sostiene che siano ancore di democrazia. Ecco, quindi finché noi possiamo avere la libertà di criticare, di dire le cose, ma sempre in termini costruttivi, io credo che questo paese la speranza ce l'ha di migliorare e di dire delle cose che poi sono nell'interesse generale. Segretario Masucci, grazie del suo intervento. Grazie a voi, un saluto a tutti i telespettatori, grazie. Arrivederci, grazie.